Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Pareggio, diciamolo subito, ampiamente meritato dal Perugia, forse un po' stretto, è arrivato al 90esimo, quindi ci sta, ma insomma Perugia che ha condotto almeno per 70 minuti la partita. Sì, sì, credo che sia giusto quello che hai detto, insomma abbiamo regalato forse il primo quarto d'ora 20 minuti, abbiamo preso due gol evitabilissimi, siamo stati bravi a non così, a non uscire dalla partita, perché magari andare a riposo 2-0 sarebbe stato più difficile. Però insomma negli spogliatoi ci siamo detti che la partita la stavamo facendo e quindi era giusto continuare così, e credo che l'abbiamo fatto, insomma. È servita secondo te la prestazione di giovedì contro un avversario comunque di caratura superiore? Anche il Verona, voglio dire, è una squadra che è di passaggio probabilmente in Serie B, per questa prestazione, per questo secondo tempo? Ma credo che il carattere visto giovedì è quello che è stato riproposto un po' oggi, quello che ci contraddistingue. Poi è chiaro che non sempre riusciamo magari a girare le partite, ultimamente ci stiamo, nonostante siamo supportati da prestazioni, non riusciamo a avere risultati, però credo che il carattere lo stiamo dimostrando da inizio anno. Poi c'è stata la possibilità di far girare un po' i giocatori e credo che tutti siano dimostrati all'altezza. Matteo Brighi, hai avuto un po' di problemi fisici all'inizio stagione, poi però piano piano, anche a fari spenti, insomma, hai preso in mano il centrocampo di questa squadra, la tua esperienza, la tua ovviamente grande voglia anche di far dimostrare che sei venuto a Perugia per dare un contributo importante, oggi tra i migliori. Sì, a parte oggi credo che chiunque stia giocando dia il suo contributo, io dal mio ci posso mettere quello che hai detto te, esperienza, voglia di far bene. Credo che è chiaro che all'inizio ho avuto qualche problema, però così stiamo sempre meglio, quindi anche la squadra dimostra di correre fino all'ultimo minuto, testimonianza oggi, e stiamo facendo bene, bisogna supportare le parole e i fatti, perché tante volte ci diciamo che la squadra è pronta per fare quel gradino in più e poi magari in campo qualcosa manca. Speriamo sia questo il punto di partenza. Questo gap con il Verona oggi non credo si sia visto. Ho già fatto questa domanda al mister, il mister mi ha risposto parliamo di salvezza, ma c'è qualche ambizione che va oltre i playoff secondo te per il Perugia? Avendo anche vinto a Frosinone, voglio dire, no? Abbiamo incontrato le prime due. Io credo che da inizio campionato squadra ormai si è un girone si è quasi fatto, squadre che si hanno messo sotto non si sono viste, quindi dire siamo meglio, siamo peggio di qualcun altro non sarebbe giusto. Sappiamo che sono lì, sopra di noi ci sono squadre che abbiamo battuto, quindi sarebbe riduttivo dire meritiamo di stare sopra o sotto. Credo che ogni sabato dobbiamo dimostrare quello che è il nostro valore, che oggi contro la squadra più forte del campionato, con la rosa più ampia del campionato, abbiamo dimostrato insomma che ce la possiamo giocare.